Good morning, Bolin. Allora, questa storia dell'8-2. Capisco che molti so de coach. Non ci voglio una cosa. Perché? Perché è importantissima. Allora, per gli ultimi scettici, io arrivai piano piano, piano piano, ho detto, vabbè, tutto quello che ha a che fare con l'agenda 2.30, e poi vi metto tutti i link, deve essere connesso con quest'8-2. I casi vengono rilasciati oggi, 239 quello che è casi, viene rilasciato dall'Istituto Superiore della Sanità, quindi sono dati quelli. Non è che dicevo pure se metti 9 esce. No, quelli sono tutti intossicati là dentro, ma se vai a verificare non sono stati mai rilasciati da nessun giornale, da nessun istituto, quei casi che non danno 8-2. Chiudo il discorso, no, si complica. Eccolo qui, ieri. È apparso come per magia. Eccolo qui, il simbolo del gordo dell'agenda 2.30. Lo vedete? Volutamente non chiuso l'otto e con la freccetta, perché così questo sì, questo tiene in sé il 2 e l'8. Avete capito? Vi metto il link. Questa cosa è importantissima. Perché se diventa virale, ma non perché uno deve, questo non è una religione, questo lo devi andarti a verificare. Me ne è stata mandata di tutti i tipi. Volete fare la prova del 9? Trovatemi casi che non riportano a questi numeri. Portatemi. Portatemi, che ne so, oggi c'erano 9 casi. Non esiste. O a meno che non è accoppiato a qualcosa che insieme fa risultare 8, 8, 8. Questo è un dato di fatto, non è una cerca come un'altra. Questo è il top adesso, mantenetevi forti. Allora, United 8200. Guardate qua, ragazzi. Questa si chiama la nuova unità Electronic Surveillance United. Israel Military Command Army, ma ora vi metto il link. Eccolo qua, la nuova unità israeliana di controllo elettronico per l'agenda 2.30. Come si chiama? 8 e 2. Andiamo alle forze armate. Parlavamo ieri degli aumenti che anche in Italia sono stati, giusto? Ecco. Allora, reddito superiore ai 28.000 euro. Vabbè, eccolo qua. 28.000 euro all'anno, perdono. Arriva a 80 euro, perché ha reddito superiore a 35.000 euro, 8, fino ad arrivare a, per i redditi compresi tra 35.000, 8.1 e 42.2. E così andiamo avanti, quest'altro pure lo stesso. Un attimo. Ragazzi, non è una cosa, questa è una cosa seria. 2,7 miliardi di euro sui quali si attende ancora il parere della Regione di Stato, cioè poi lo porta a 8 questo. No, vabbè, ma 2,8 andiamo. Vedete, circa 80 euro. E va bene, 80 euro lordi, 80 medi e lordi. Aspetta, avevo qualcos'altro. Ah, allora non lo faccio vedere. Allora, quindi è qualcosa che bisogna prendere in considerazione a sto punto, perché il simbolo è quello. Guardate, vi porto alcuni dei tanti esempi, però lo dovete fare voi. Queste ultime notizie, questa vale. Casi totali 17.833, 279, io poi qui ho provato a farlo, 17, 718, 833 e 86, cioè 222, 279 e 18 e via di seguito. E non si scappa, ragazzi, è una cosa. Poi io qui vi ho messo anche il coso dell'agenda, il simbolo, quello importantissimo, ma la stessa somma del 12 gol,
per l'agenda 2030, la somma di 12 e 2030 fa 8. È qualcosa di scioccante. Guardate qui, questo me l'ha fermato Fernando Pervilli alla televisione, si vede, ha immortalato. Guardate, su base settimanale dal 20 al 26 luglio, elaborato dall'Istituto Superiore dell'Analisi 8-2, e subito dopo in ben 8 regioni è stata superata la soglia di guardia di 1. Superare la soglia di guardia di 1, è vero che può essere 1.1, 1.5, ma se li vogliamo intendere a numeri pieni, se superi l'1 c'è il 2. È incredibile. E poi ce ne sono altri qui, vabbè. Ok, ce ne sono tanti. Quindi, mi raccomando, avete visto il simbolo chiuso, discorso chiuso. Tutto ciò che ha a che fare per questo, perché cos'è? Questo dove si deve arrivare? Perché vogliono fare il vaccino? Che c'entra qualcosa con il virus? Non c'entra niente. Perché dobbiamo essere connessi tutti con internet, e poi internet, l'intelligenza artificiale, deciderà se tu stai dentro, stai fuori. E in più tutte le cose devono essere col controllo biometrico dell'occhio. Come che ti impianta una cosa meccanica? No, con le nanoparticelle del vaccino. Ecco perché il vaccino su RNA. Perché? Perché non, il denaro non ci sarà più, dovunque entri, negozi, cose, tutto a riconoscimento così. Perché col telefono lo eliminano, ma quella è una transazione, perché io posso prendere il telefono di uno e risulto che sono quello, non è possibile assolutamente. Quindi il fine, qualcuno, ho visto alcuni americani che mi hanno spedito, dovrebbero lo chiudere il 2025, ma a sto punto il 2026, 6 e 2, 8, 2. Questo è il discorso. Capite dove stiamo andando? E mo vi metto il link, e gira tutto là. Adesso che vogliamo fare? Questa è una finestra, questa è l'ultima proprio finestra che ha l'umanità. Se cominciamo a farci trasportare da tutti questi, passatemi il termine, dormienti, che non sono nostri nemici, anzi noi dobbiamo salvare pure quelli, salvare, passatemi il termine, sembriamo cose bibliche, ma la cosa è seria, è finita. E che facciamo, che non facciamo? Guardate ieri a Berlino, qualcuno ha contestato che la foto quella lì era la Love Parade di qua di là, non ha importanza, io sono passato, un attimo, non lì da Brandeburgo all'Angelo, quella può darsi pure che cosa, ma cambia poco. Perché? Perché Dino Tinelli, che saluto, ha fatto un video, Berlino 1500, ma è confermato che erano 1 milione. E questa, qui non si svolge la Love Parade, questa è dietro Alexanderplatz, Rose Luxemburgplatz qua dietro, e io, ma guarda caso, passavo con la macchina qui, tutta la polizia l'aveva bloccata, allora ho parcheggiato un attimo e sono andato a vedere. E questo io l'ho visto con gli occhi miei, questa. Capite? Quindi non ha importanza se poi l'hanno accavata, anche perché pure Gentiloni l'ha usata questa, ma non ha importanza, questa qui l'ho messa ieri io, questa, God me Duns, vedete? Ma cambia poco, fosse anche con questa, perché la quantità di gente, vabbè, lì era un po' di più, ma roba di poco, che se non era 1.200.000, era 800.000, 1 milione, credete che cambia qualcosa? Comunque, torniamo al discorso, la gente c'era, l'ho vista con i miei occhi, io quella lì, quella l'ho immortalata ieri io, perché con la macchina, le madonne che ho detto, perché ho dovuto fare un giro in mani, allora ho detto, fammi un bond a vedere, perché dicevano che c'erano 18 manifestazioni, cose, fammi vedere se è proprio quella del Covid, e poi si riconoscono perché hanno le scritte del Covid, cose. Quindi imbrogliano sull'imbroglio, ma è quello il concetto. Pure Repubblica addirittura. Berlino, 20.000 negazionisti, guardate. Queste sono foto reali, non è che so la parete qua della, quindi le persone c'erano, stanno volutamente intossicando, mischiandolo con quel, perché poi fra un poco diranno ma no, non è vero, erano di meno, quelle sono le foto del Love Parade.
l'imbrulli che sta, guarda, come i bambini, solo che qua ci sta. Quindi niente, questo è De Luca che dice: dovete, vi prego, vi abbiamo riaperto le discoteche, però mi raccomando, siate responsabili, come di noi siamo bravi, però guarda, ci dovete dare una mano, come non lo puoi imporre? A settembre, da 6 mesi a 90 anni, dovete venire tutti a fare il vaccino antinfluenzale, perché col vaccino influenzale risulti veramente positivo poi. Quindi, montato sul fuffa, la prima ondata, vedi, nascondevano i cadaveri con gli imbrugli. Mo', la seconda, che non sarà l'ondata da tutto il lockdown, sarà a settori, a città, a cosa, a quartieri. Questo è che, ma intanto non cambia niente. A me mi fa stare a me qua dentro in questo quartiere, o tutta Berlino, tutta la Germania, a me mi cambia qualcosa secondo voi? No, però voi dite sì, no, ancora peggio, perché viene assorbito il fatto, vabbè, c'è un quartiere là, gli altri non se ne frega. Se invece li mette, quindi ci saranno, ma saranno così. Devono, e poi dicevo, risultano positivi e poi non gli serve più imboscare niente, te lo fa là davanti, guardate, prende uno, gli fa il coso, davanti a te risulta positivo. Non gli serve più fare l'imbroglio, ma la base su cui l'hanno montata era, vedi che bruciavano i cadaveri, coprono. E mo, comunque, guardate, vi dicevo, l'unica cosa, ma allora che facciamo? Guardate a Berlino. Quella massa di persone non gli può fare niente, perché secondo te va la polizia e gli va a dire state distante, come c'è un carnaio, non può fa, non possono fare niente. Gentiloni ha voluto mandare il messaggio come per dire, magari proprio alla Germania, a dire voi avete i problemi, mo, perché da nessuna parte al mondo, in Italia, in Spagna, si sono viste folle così, voi col vostro popolo avrete problemi grossi, noi no. Però fa paura, perché questi si trascinano pure gli altri poi. E quindi gli ha mandato un messaggio, non è da scherzare, fa paura. Come per dire, che questi vengono a prendere a noi, mica agli occulti che ci danno gli ordini, perché a noi conoscono, perché noi abbiamo le cose del governo, il titolo di Stato, gli incarichi ministeriali, insomma stiamo dentro al governo. E quelli hanno paura. Gli altri al massimo possono aver paura che si rallenta o fallisca, ma no, è impossibile. Oddio, impossibile, cioè di quello. Ma gli esecutori, vedi i vari cancellieri, presidenti di Conte, questi governi, Burioni, che fine ha fatto, per esempio. Quindi loro se cominciano. Quindi dicevo, che faccia? Le masse camminano, noi non. E poi te ne rivai a casa. Che hai fatto? Che hai fatto? E questi mo, se per la, l'ho detto ieri, se per la mascherina fanno così, che poi la devi mettere solo dentro al coma, non fuori, e probabilmente lo fanno pure per le cose della scuola, mi diceva una ragazza qui che devono tenere la mascherina a scuola, la co, come si fa, no? C'è un gruppo Corona Rebella tedesco. Ma bim, ogni giorno, perché ci sono iscritto, ma arrivano, ma sono migliaia dentro, non si sa quanti sono attivissimi, sono tantissimi, quindi se con la mascherina, immagina se dice il vaccino, se qua se ne esce un De Luca, venite a vaccinarvi tutti, non solo per l'influenza, la gente dice, ma chi vi credete, ci avete a che fare, è in massa, eh. Ok ragazzi, sempre 8-2, questo è un codice che se lo fate diventa virale, andate a tutte le parti, sotto YouTube, le cose, guardate il codice 8-2, no, questi poi diventano ridicoli, ogni volta 82-8, dopo sono ridicoli. E lo rinnovo un'altra volta perché tanto prima o poi diventa virale, nel senso che la gente lo capirà tutto. E chi ne parla mi deve citare. Stavolta non transigo. Capisco che mi metto ancora più antipatie degli altri, non me ne frega un cavolo, guarda, io qua ci sto a mettere la vita. Non sto a cercare di racimolare le cose. Ok, ragazzi. Lanciamo il baratto in tempo. In tempo. A dopo.
giorno, appena riesco a chiudere le cose, preparo tutto e si parte. Mi raccomando, chi ha messo il parteciperò, che se non si sa quando è. La cosa l'ha toccato 9.000 persone. 600-700 interesse, 400 vengono, però chi l'ha omise al tempo che magari disse lo faccio a Lugano e mo a Pescara non ci viene, lo cambiasse da parteciperò a mi interessa, perché mi devo fare carico. Ok, sembra di aver detto tutto, il simbolo è quello e abbiamo confermato che quando mettono 8-2 è parte del piano per l'agenda 2.30. Buona settimana, see you later, alligator.